Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi monteremo l'uscita numero 32 di Kit, come ogni lunedì, quindi me ne manca uno e spero che mi arriva il prossimo pacco, perché l'ho ordinato da poco, quindi è stato spedito da poco e speriamo che mi arrivi. Allora, il più presto possibile, quindi abbiamo una settimana, poi non ho più nulla al prossimo ancora. Quindi semmai, se non riesco, lo faccio ogni 2 settimane, quindi kit lo porterò tra 2 settimane alla prossima uscita, perché secondo me non mi arriva entro la prossima, ok? Mi deve arrivare entro la prossima. Comunque questi sono i pezzi, i componenti di plastica sono, quindi li vediamo dopo e iniziamo a vedere il fascicolo numero 32. Ecco qua, quindi abbiamo il fascicolo numero 32 che vediamo. Vediamo, scusate un attimo. Ok, lo vediamo subito. Quindi si parla nemici, fratelli, numero ovviamente. Cioè l'episodio 3 della stagione 2, nemici e fratelli. Una bomba esploderà in un punto non preciso della città se un detenuto non verrà liberato immediatamente. Quindi loro devono indagare Kit e Michael per questo caso qua. Quindi abbiamo tutte le scene e le curiosità. Quindi abbiamo Kit che parla, le curiosità, la bomba miniatura, quindi i nemici, i fratelli, il mafioso Eric Fento è riuscito a rubare ai militari del Dipartimento Speciale un sofisticato ordigno al plastico. Quindi le canzoni, abbiamo le canzoni, non ve l'ho fatto vedere, scusate. Canzoni della colonna sonora, le funzioni di Kit, qua ci sono le illustrazioni che parla con Michael e anche qua, quindi abbiamo anche qua abbiamo le curiosità come sempre e poi diverse scene del film, come potete notare, come sempre. Ok, se permetti, ho un'altra soluzione. Giocheremo a James Bond, Michael. Ok, quindi ci sono tutte le scene memorabili del film, fantastico. E poi abbiamo le fasi di assemblaggio di questo numero. Monteremo l'impianto di scarico sinistro. Ok, e poi ci sarà nella prossima uscita quello destro. Tanto non è una sorpresa, sapevate, io deduco. E ci abbiamo poche fasi, poche, 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 semplici, semplici. L'unica cosa da recuperare è il telaio delle volte scorse, che abbiamo delle volte scorse che abbiamo messo il motore, abbiamo messo diverse cose. La volta scorsa abbiamo tribolato, invece questa volta no, di meno, cioè più roba plastica, di plastica. Quindi abbiamo un modulo di rilevamento bombe, quindi abbiamo anche il modulo incorporato da Kit tra le funzioni integrati da Arpli nel computer centrale di Kit, faccio vedere meglio da vicino, e nella seconda stagione figura un miglioramento della capacità di rilevare ordigni, okay, esplosivi, che salverà molte vite. Fantastico, quindi iniziamo subito con le fasi di assemblaggio e vediamo che cosa abbiamo assemblato la volta scorsa. Andiamo. Vi faccio vedere che cosa abbiamo assemblato la volta scorsa di Kit, quindi ho girato il telaio e abbiamo assemblato quindi l'albero motore e dei cavi, ok, che abbiamo aggiunto e li abbiamo messi dall'altra parte. E poi li abbiamo collegati nei vari punti, ok, quindi nella scatola, nel serbatoio lì. Mi pare che sia il serbatoio. Comunque adesso vediamo che cosa bisogna fare e assembliamo subito i componenti del numero 32. Quindi, prima fase, non c'entra niente con il telaio, quindi dobbiamo mettere un attimo via il telaio. Ok. Quindi lo mettiamo un attimo, un secondo per terra, come l'altra volta. Attenzione che pesa perché è un bestione. Non vedo l'ora di assemblare anche le altre ruote. Ok, quindi dobbiamo fissare i due passi con 3 viti a più. Stavo guardando un attimo qua, adesso vi faccio vedere tutto. E vediamo un attimo che cosa abbiamo. Ok, questi due componenti qua, quindi questo qua, attenzione alla luce,
Questo qua che è L, come potete notare, e questo dobbiamo semplicemente allineare in questi tre fori qua, vedete? Quindi abbiamo 1, 2 e 3 fori. Non perni, attenzione, non confondeteli con i perni. Bellissimo, bellissimo. Sono tipo dei tubi di scappamento, fate piccola pressione per compattirlo, quindi compartirlo, perché praticamente dovete metterlo compatto, ok? Si dice. Fantastico. Questo modellino è veramente bello, anche se ha della roba in plastica. E comunque anche la macchina del ritorno futuro aveva i tubi di scappamento sono in plastica, ma sono più piccoli e fanno veramente pietà perché si spaccano con nulla. Questi no, invece. Allora, adesso dobbiamo unire gli altri due, quindi abbiamo la L sempre, ovviamente è L perché è destra, come potete sapere, questa cosa qua. Vedete, L c'è scritto. Semplicemente dobbiamo metterli. Aspettate un secondino. Ok. Quindi qua. Abbiamo. Scusate, avevo sbagliato. Perché 32A. Quindi questo qua, questo componente qua, va messo infilato qua. Quindi, niente. E dobbiamo infilarlo qua, semplicemente. Così. Se non erro. Vediamo un attimo se è dall'altra parte. Esatto, vedete, quindi il perno deve corrispondere a questo foro qua. Secondo me dopo, infatti, ce lo fanno. Ah, dovete mettere anche l'altro passo dopo e se lo fanno a vitale. Quindi attenzione che in plastica ma molto molto froge. Quindi una vite qua, una vite qua e una vite qua. Con tre viti a P. Ok? Ok, ci sono ragazzi, scusate, ma ho recuperato le tre viti a P. Quindi le avvitiamo tutto quanto. Mettiamo in posizione, adesso metto a fuoco. Ok. No, ho sbagliato. Cioè, va messo così. Mi raccomando, con i fori, questi qua, importante, con i fori rivolti verso l'alto. Ok, perfetto ragazzi, controllate le viti, quindi serrate fino in fondo, mi raccomando, e non si deve muovere niente. Ok, perfetto, vediamo questo. Perfetto. Ok, attenzione anche che è plastica, quindi non stringete più di tanto. Poi adesso dobbiamo recuperare il montaggio del telaio, quindi abbiamo cioè il telaio che vi ho fatto vedere prima, e rovesciarlo. Ecco qua. Quindi ho preso il telaio di kit, l'ho girato tutto quanto, adesso vi faccio vedere dove va posizionato. Praticamente avete, non so se riuscite a vedere bene, adesso magari ve lo metto da più vicino. Ok. Praticamente avete due fori, uno qua e uno qua, e dovete predisporlo praticamente qua, quindi così. Lo faccio da in piedi che mi è più comodo, voi fatelo come volete e lo posizionate, mi raccomando, che sia dritto, ovviamente deve stare dritto, quindi anche questo si entra e il tubo di scappamento del motore, praticamente. Allora, vediamo un attimo e dobbiamo posizionarlo poi anche qua. Quindi per bene e anche qua. Aspettate un secondo che sposto il fascicolo. E anche qua. Tubo. Poi si scende e si va a proseguire
con il lavoro fino a qua. Ok, quindi questo punto dobbiamo posizionarlo. Aspettate che è plastica, quindi fate attenzione e guardate se corrisponde tutto quanto. Ok, ottimo. E poi qua, ovviamente non lo so perché non combacia più di tanto tutto, eh? Quindi che sia chiaro che non è alla perfezione. Poi dobbiamo unirlo. Ah, ok, però qua non mi piace il pezzo del motore, quindi adesso comunque risolverò e quindi metto in pausa che ci vediamo fra un po', perché vedete che qua non combacia. Quindi adesso giriamo il pezzo, il componente, e poi lo fissiamo con tre viti BP questa volta. Però ovviamente qua io non ce l'ho fatta, come potete notare, ma vediamo tutto in seguito. Lo dovete tenere, lo dovete, e vi faccio vedere dove va messo. Comunque è chiaro che va messo qua, quindi qua in queste viti. E prendiamo le viti BP, vi ho fatto vedere anche come si gira, e tranquillamente dovete farlo piano però. Quindi viti BP, vediamo un attimo, ne ho prese troppe, scusate, sto perdendo. E, ok, speriamo in bene che non ho... Ok, eccolo qua, trovata. Mi siedo. E poi lo fissiamo, spostiamo quello che non ci serve. Quindi abbiamo detto che una vite va qua. Comando pesa, ha un peso elevato, quindi quindi 1, 2 e 3. Quindi adesso vediamo un attimo com'è esatto, si presenta bene, vedete, quindi adesso più o meno ci siamo, adesso siamo quasi lì, comunque va bene, lo sistemerò io prima o poi, e comunque ci siamo, dai, va bene, dai, cioè ci sta come componente, fate attenzione, e va bene, anche l'altro sarà uguale, comunque vedremo tra 2 settimane purtroppo. È brutto da dirlo. Comunque il tubo di scappamento adesso per fissarlo un altro, infatti mi sembrava un'altra cosa, cioè non è finito qua, per fissarlo correttamente lo fissiamo con una vite BP anche qua. Quindi adesso vi faccio vedere, questo è un video corto, quindi vite BP sempre. Fantastico. E ce l'abbiamo qua. Infatti qua mi sembrava strano che non si bloccava. C'è anche sotto che... Ok, scusate se ho parlato. Comunque c'è anche sotto, dicevo, il tubo. Faccio vedere bene che cosa abbiamo fatto. Quindi abbiamo assemblato e messo con le viti e tutto il tubo di scappamento sinistro. Fantastico, vedete, quindi abbiamo seguito il tubo, ottimo, 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 quindi mettete un bel mi piace al video, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e soprattutto commentate per attivare, cioè commentate e attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche dei miei video. Di tutti i miei fantastici modellini che sto facendo, quindi Titanic, One Piece, e Marvel Action Figure, chi ne ha, chi più ne ha, più ne mette. Comunque noi ci vediamo al prossimo video, che sarà forse tra 2 settimane, vi faccio sapere in settimana prossima, se riesco a farlo lunedì o niente,
e speriamo che mi arrivi, dai. E noi ci vediamo al prossimo video. Quindi ciao a tutti, al prossimo. Ciao, iscrivetevi, soprattutto ciao.